Allora, importante è montare la posizione corretta in base alla ruota che viene montata, se è 21, 19 o 18, è uguale logicamente agli altri punti, così lavora perfetto lungo il cerchio e non va a sforzare nel punto dei raggi. Una volta montato nella posizione corretta la ruota, si inizia con le leve. Per smontare va montata dalla parte dritta così, perché è più facile poi da levare. Si mettono 3-4 leve, non molto distanti una dall'altra, in maniera che non si sforza molto sulle tele delle gomme. Facendo un po' di pressione tramite la leva, schiaccia la gomma e si infila il ferro. Si controlla che sia tutto in tiro. Poi si inizia a smontare una alla volta. Ecco, in questo sistema anche le leve escono facilmente. A questo punto si prende la ruota, si gira, viene posizionata la parte che abbiamo levato in corrispondenza della leva. A questo punto basta fare pressione e si fa uscire. Si fa scendere la mousse tutto attorno, poi si prende, si continua la pressione. Ecco che la ruota è uscita. Giriamo la ruota in maniera da non andare a schiacciare sul disco o prendere il disco. Non fa mai male mettere un po' di shampoo attorno alla gomma, in maniera che quando poi va montata si va meglio a entrare. A questo punto usiamo la gomma, si appoggia a un lato nel cerchio, si fa un po' di pressione, si prende le leve, questa volta la parte opposta per il montaggio, nei due lati, un po' di pressione. Bene, a questo punto è entrato tutto il labbro all'altro lato, ci fa entrare bene la mousse tutto attorno. Una volta che la mousse è entrata tutta, si inizia il montaggio, si blocca in un punto, si monta ancora un po' di shampoo. E si inizia il montaggio, facendo un po' di pressione. Arrivati all'incirca a questo punto, sempre meglio montare una leva per far entrare la gomma, per non sforzare sulle tele della ruota. Si procede, a seconda di quanto è grande la mousse, se si fa fatica si possono montare anche più di una leva in vari punti. O altrimenti con l'aiuto del piede, quando si tira si fa entrare la gomma in questa maniera che così non va a sforzare a nessun lato. Quando arrivati in questo punto, in maniera più semplice anche prendere la leva, eccola. E la ruota è montata.